collegamento o un approccio con i cittadini che finora ci stanno seguendo sempre di meno, diciamocelo, questo è il problema, di avvicinare la cittadinanza. E quindi io inviterei di fare proprio una votazione su questa cosa, perché è inutile che è un anno che ne parliamo di fare questa calendarizzazione di incontri, portavoce con noi e con le persone, e poi non si fa. Quindi decidiamolo una volta per tutte, si deve fare, la facciamo ogni mese, ogni 15 giorni, bimestrale, come la vogliamo fare la facciamo, purché la facciamo. E infine tra quelli già iscritti a parlare c'era Luca Sciacca, deputato di Pedara. C'è Luca? Non l'ho visto. Luca, ci sei? No. Va bene, allora a questo punto, se sono stati presi delle... Sì. Ci sono stati... Ragazzi, ci sono due punti da votare eventualmente, per la pagina Facebook. Riguardo alla votazione, si vota? Si vota per alzata di mano? Per alzata di mano oppure... Si apre un dubbio piuttosto che... Chiedo scusa, ma la votazione su che cosa? Su quale proposta? Infatti, allora vediamo, riceviamo le proposte. Non c'era l'ordine del giorno. Possiamo anche eventualmente valutare la possibilità di rimandare un doodle in modo che anche gli assenti possano dire la loro. Va bene, sì. Ci rilanciamo? Sì. No, faccio, al di là di, poi magari affrontiamo gli altri temi, proprio su questo argomento, se vi ricordate, insomma, io sono circa 2 anni che dico facciamo un incontro ogni mese con tutti i portavoce, con chi però... c'è disponibile, e lo so, però lo dovete organizzare voi, cioè nel senso che facciamolo a livello provinciale, organizzate il posto, la data, come abbiamo fatto oggi, come abbiamo fatto tante altre volte, come abbiamo fatto a Catania, insomma organizzatelo, basta incidite il giorno e ci organizziamo. L'unica cosa è uno mensile, secondo me basta, nel senso io quello che volevo proporre è la modalità, nel senso anziché fare solito incontro così c'è chi parla e i cittadini che ascoltano, magari fare tavoli tematici così come ad esempio hanno fatto al cortile Platamone un po' di tempo fa per il Film Fest, insomma hanno fatto dei tavoli, però la qual era il... Da questo punto di vista noi siamo molto più avanti, perché diciamo che di assemblee abbiamo fatte tante. Qual era il limite di quell'incontro? C'erano tante associazioni, bellissimo, tanti cittadini che si mettono insieme per lavorare su dei temi, ma è fine a se stesso. Cioè succedeva quel giorno, poi 2 giorni e poi alla fine quelle persone non si vedevano più, non si incontravano più. Quello che noi dovremmo fare invece è il passo successivo, cioè la modalità è quella, fare dei tavoli in cui ci sono dei moderatori, c'è un, chiamiamoli come vogliamo, un master che dirige il tavolo e renderlo continuo nel tempo. Quindi se un tavolo si occupa di urbanistica, come ad esempio a Catania c'è Gianluca che è un architetto che si occupa di urbanistica, c'è chi si occupa di rifiuti, ma temi specifici, però non parliamo di... Anche i rifiuti stessi può essere un argomento troppo vasto per un tavolo di lavoro. Organizziamo bene questi tavoli, cerchiamo di portarli avanti nel tempo, cioè non farlo una volta o farlo periodicamente, insomma sono lavori che poi devono portare a delle soluzioni concrete. Certo. E secondo me già così risolviamo la metà dei problemi che abbiamo, perché la gente... capisce che lavoriamo su temi concreti e non su qualsiasi altra cosa, e poi noi perdiamo molto tempo su diciamo disquisizioni astratte, però sui temi di temi parliamo molto poco. Mi è piaciuto molto l'intervento di Bartolo, perché ha detto anche tante cose che si possono portare avanti a livello comunale, e sono cose che si potrebbero proporre anche in dei tavoli di lavoro. Quindi solo la proposta è questa, cioè sulla modalità di lavoro, perché poi sul fatto che possiamo fare questo incontro mensile penso che non ci siano, cioè penso che siamo tutti d'accordo, cioè si può pensare di farlo una volta ogni 2 mesi piuttosto che una volta ogni mese, però un sabato, il primo sabato del mese, non lo so. Decidiamo. Per dare anche la possibilità a chi è assente
di esprimersi, di fare proposte, cose varie. Possiamo semplicemente mettere nel resoconto di oggi, si è deciso di fare un incontro mensile, magari facciamo un piccolo gruppo di lavoro che si occupa proprio dell'organizzazione, quindi se anche tra di noi oggi c'è qualcuno che dice vabbè, 5 persone si occupano ogni mese, si prendono l'impegno di organizzare, e poi possiamo fare un nudo, come dicevi tu, sulle modalità, sull'organizzazione, su come organizzarle, però diamo la possibilità appunto di esprimersi a tutti quelli anche che oggi non ci sono per motivi non ci sono, quindi è giusto che gli venga data la possibilità di partecipare. Grazie Gianina. Allora, se vi volete iscrivere, Isabella Figl è... Sì, il primo era Stefano Longhidano. Stefano. Sì. No, io una cosa che ti volevo dire... Che fai, Stefano? No, volevo dirvi solo una cosa, no? Definiamo un giorno adesso, come diceva Isabella, così che si sa che quel giorno, lo vogliamo fare col dudo, lo facciamo col dudo, che quel giorno, tipo ogni mese, in quel giorno c'è l'incontro con riguardo alle varie tematiche organizzate, con i portavoce e con tutti gli attivisti, con chiunque aperto. Una cosa più semplice. Se definiamo il giorno, quel giorno è chi c'è, c'è, chi non c'è vuol dire che... lo definiamo, allora arriviamo a concludere qualcosa. Non mancano le proposte, non mancano. Grazie, la proposta allora. Mia, la proposta mia di lavoro, cioè la proposta mia era, vabbè, dei 15 giorni, ma non ha nessuna importanza. Per, oltre ai tavoli tematici, per stabilire, dunque diciamo, o nella città, o nel paese, o in qualsiasi metà della provincia, c'è sempre qualche problema che nasce sul territorio, ci siamo. Ecco, l'idea era quella di fare una riunione, diciamo, operativa, nel senso c'è questo problema, in metà, o la città, o si presenta, e allora si discute in quella riunione, in quell'incontro subito, e stabilire cosa fare. Magari se è possibile andare a fare una situazione di fiato sul collo si va a fare l'indomani, se si stabilisce di fare una nota stampa dei metafori con i portavoce si fa subito, cioè è in maniera molto stretta e rapida. Poi la proposta di Gianina, tavolo di lavoro, urbanista, cose, quello, io credo che i portavoce con il loro lavoro che fanno si occupano sempre di queste cose, ok? Il discorso è cercare di metterci un paio di ore o una mezza giornata o un giorno al mese ogni 15 giorni per stabilire e velocizzare i problemi reali e fattivi della cittadinanza, della città o del territorio. Poi i nostri temi sono tutti altri, che possiamo fare gruppi di lavoro eccetera, c'è altri tavoli, però l'idea era quella, utilizzare, noi come Piazza Guardia abbiamo una sede che possiamo ospitare una 60 di persone, 50, cioè problema di trovare la location non c'è, stabilire sin da subito, così si stabilisce quel giorno, la fine del mese, l'ultimo venerdì del mese, ogni sabato, quando tutti i portavoce e tutte le persone che lavorano hanno un po' di disponibilità, quell'incontro è sempre fisso e in più tutti facciamo il metappo pubblico, cioè i cittadini che ci dicono ma chi siete, dove siete, ma noi non vi conosciamo, ma al consiglio comunale non ci vediamo, no, pubblicizziamo queste cose, se la gente sa, vediamo, voglio conoscere il movimento di Catania, però anche la provincia, Frasca Lucia, Valle della Pesca, ci trovano là. Ma quale prova? Ma qua stiamo parlando, a quale prova? Per cercare, non vorrei sembrare preso di posto, ma secondo me la domanda che dobbiamo vorrei un attimo strapparvi perché vorrei seguire la procedura che ci siamo definita da tempo, quindi allora Stefano Longhidano, non che sia strano che parliamo sempre, grazie, grazie a voi. Ora tutte queste, di queste cose ne parliamo, che sono tracce che ci stiamo dando, però di fatti
parliamo sempre di assemblee, di incontri, apprezzo sempre gli interventi di Gianino, di Nunzio, di Angela, di tutti quanti, però forse ci dimentichiamo sempre che chi si confronta nei vari comuni, in comuni un attimino disastrosi, siamo noi. Cioè, io non so se vi entrerà forse in testa, prendetemi appunto stasera, come diceva Claudio, per Ghibellino, perché ogni volta che poi possibilmente facciamo interventi duri, veniamo un attimino così presi per le cose. A me non interessa. Io devo sapere domani chi sono, come devo montare il mio banchetto, con quale bandiera. Lo dobbiamo sapere, perché l'amministrazione comunale conosce me, conosce te, né Angelo, né Gianina, né nessun altro. Attualmente noi non stiamo montando banchetti, perché in effetti, scoperta questa cosa all'esterno, le persone si avvicinavano e si avvicinavano con l'intento di sapere un attimino, di prendere informazioni. E chi è stupido? Questa informazione non le ha date. Ma noi non possiamo continuare in questo modo. Noi abbiamo bisogno di avere delle risposte. Ci ricordiamo tutti quanti nel 2009 quando c'è stato questo famoso non statuto, giusto? Lo ricordiamo tutti. Noi nel 2011-2012, mi ricordo, abbiamo avuto un mezzo richiamo. Si parlava tanto della piramide rovesciata, la riportiamo di qua, di là. Penso tutti ci ricordiamo. Massimo, giusto? Cosa prevede il non statuto? Prevede che non ha associazioni, prevede che non c'è nessun tipo di organigramma. Ora ovviamente il movimento ha avuto un'evoluzione di cose tale che ti ha portato un attimino ad avere una struttura. Mi sta bene questa struttura, ma gli attivisti dove sono andati a finire? Cioè, noi praticamente non ci siamo, non compariamo da nessuna parte. È come se fosse il personaggio sporco, non lo so nemmeno io come... A quale figura attribuirmi? Ora, siccome vedo che si cela sempre questa cosa, Mario, dietro un'ipocrisia che non riesco a capire perché, vengono in sede, ma la sede a Catania non avete rappresentanti, quindi, cioè, non avete, non è presente in consiglio, quindi penso che come non abbiamo noi la bandiera del logo, momentaneamente non ci sarà nessuna altra parte. Io parlo di altro, di lavoro sul territorio. Ho capito, però parliamo la stessa cosa, anche noi lavoriamo sul territorio, ci stiamo scontando per i rifiuti, ci sono stati esposti, abbiamo fatto di tutto di più, ma a nome di chi e di che cosa? Grazie. Se vogliamo parlare utilizziamo la procedura, è un segno di democrazia poter dare spazio a chi si è prenotato. Pure tu? Gianni. Buonasera a tutti, mi chiamo Gianni Cantarella. Non so voi, ma io non sono niente affatto contento e neanche soddisfatto. E vi spiego il perché. In questa sala non vedo, diciamo, entusiasmo e partecipazione a quello che è il movimento. O perlomeno ultimamente ne vedo molto poco e mi chiedo spesse volte a che cosa è dovuto questa poca partecipazione da parte dei cittadini, da parte degli attivisti e che cosa abbiamo sbagliato, perché è evidente che qualcosa facciamo così, non l'abbiamo centrata, non sbagliato, non l'abbiamo centrata. E allora io credo che noi abbiamo bisogno di entusiasmo per ripartire, sempre se c'è la voglia nel voler ripartire. È inutile che ne commentiamo, ne facciamo domande su quello che è, sull'utilizzo del logo, se l'amo utilizzare, se è possibile avere la bandiera, la trombettina. Cioè io non ho di questi problemi, io dico però finora non mi è arrivata nessuna lettera, non mi è arrivata nessun ricamo da parte di qualcuno che dicesse tu non puoi utilizzare il logo del movimento. Il giorno in cui, e lo dico apertamente, qualcuno dovesse dirmi qualcosa in questi termini, io chiudo il mio tab, quello che mi riguarda, e continuerò a votare il Movimento 5 Stelle, però non faccio nessun tipo di attivismo. Cioè non voglio avere questo problema, non me lo voglio porre. Però io voglio ricondurre il discorso a una cosa che per me è fondamentale. Io l'altra sera quando abbiamo fatto la riunione c'era, ha partecipato a sorpresa anche Ornella Bertolotta, e io ho detto espressamente durante la serata, dico, ma no, c'è sta riunione, che stiamo facendo? Cioè facendo i soliti riunioni, no, per mettere tempo, perché qua voglio dire saremmo quando una ottantina di persone, ma noi ce n'è che andiamo e noi ce n'è che andiamo.
Dico, avete, siete, cioè, partecipi, siete tutti interessati agli argomenti, siete convinti di quello che state facendo. Io ho lasciato il lavoro. Io non so voi, sicuramente lavorerete, qualcuno magari no. Io mi occupo di commercio, io ho lasciato il lavoro e sono venuto qua a cercare di ricordare quello che è da un anno e mezzo i miei interventi, che sono rimasti sordi. Ora arriviamo al punto cruciale che per me è importantissimo. Allora, noi abbiamo, e naturalmente durante la serata ho detto, secondo me il giorno 5, perché noi è inutile che arriveremo, perché tanto, come lo so, non avremo niente che dire. Io ho cercato, forzando le cose, di far inserire al punto della discussione il discorso del lavoro. Non so se ve ne siete accorti, ma noi in sala abbiamo un attivista di Scorpia, che io mi sono premurato di invitare, che è Pippo Baresi. L'attivista Pippo Baresi. Praticamente oggi è su quasi tutti i giornali a livello nazionale e sta facendo una battaglia che mi tocca personalmente e che è quello che faccio io da tempo. Lui naturalmente ci ha messo anche la faccia a livello, diciamo, giornalistico, che è un problema che oggi tocca, credo qualche decina di migliaia di persone, se non qualcuno di più. Di cui c'è molti di più, non ho i dati, però vi posso dare un dato che è quasi esatto. Dal momento in cui è iniziata la crisi si sono suicidate più di 1600 persone a oggi, 1600 persone che non vedevano tempo che minchiate, ma lavoravano, ci mettevano l'impegno, ci hanno messo l'impegno di una vita, hanno costruito, si sono visti togliere la dignità e poi i beni materiali che sono sulla casa, il fatto che ti possano bloccare il conto, il fatto che ti arrivano le cartelle, cioè alla stregua del peggiore delinquente che oggi è magari impunito e gira senza nessun tipo di problema. Allora, siccome io non voglio fare retorica, scusate, qualche volta esco al parlare in italiano, ma quello che dico non ho biglietti, mi esce proprio dallo stomaco, e allora dico, io stasera mi aspettavo che ci fosse, senza togliere nessun, diciamo, senatrice Catalfo, la nostra Angela Fori, Angelina Ciancio, che come al solito sono sempre qua, ma aspettava che c'era un po' di più, insomma Mario Gelusso aveva dato la sua disponibilità, la Perla Bettorotta, qualcun altro, Ciccio Cappello ha avuto un problema, ha detto che non voleva venire, Giancarlo Cancellieri, cioè, come al solito queste riunioni non concludono niente. Io però mi voglio fare, diciamo, carico di una cosa e voglio farti espressamente questa domanda. C'è la possibilità di portare al Parlamento nostro, ma te lo dico proprio, una cosa che te lo devi prendere come impegno, o a livello europeo, mi aspettavo che ci fosse anche qualcuno, chissà, c'è Ignazio Corao, se era possibile, qualcuno di chi, cioè di chi dica, magari a 20.000 euro di cose cambiano. Dico, prima senza i 20.000 euro c'erano difficoltà, era in giro, per non dire per terra, io l'ho incontrato ai tempi della Saia che era venuta a Catania. Allora voglio dire, dovete prendervi come impegno, ma non è un ordine, ma come se lo fosse, di portare, no, non c'è niente di che cosa ridere, di portare avanti la battaglia, ma non è così che cagli, a costo che vi scicate i robbi, vi dite fuori dal Parlamento, picchiate a qualcuno e non beccate, cioè dovete portare avanti questo e bloccare tutto quello che è la problematica di questa gente, di cui io faccio parte, perché se non si capisce più che un anno e mezzo per secolo, dico io me la cavo, però voglio dire, io non posso sopportare che c'è gente che ha di queste problematiche e che hanno con entusiasmo
abbracciato il Movimento 5 Stelle perché vedevano una luce, una speranza. Grillo aveva detto questo, voi avete detto spessissime volte i 20 punti, se non vi scudate, io non vi scordo. Allora, nessuno deve rimanere indietro, aiuto alle piccole imprese.